Siamo arrivati alla fine di un anno, un'altra giornata importante per lo sport aretino. Tanti campioni da premiare con un richiamo particolare anche per le Olimpiadi. Effettivamente avere tre atleti sono effettivamente il diamante dello sport aretino, però noi si è voluto anche premiare, io con la commissione preposta alla scelta degli atleti su segnalazione delle federazioni sportive, tanti ragazzi. Ad esempio quest'anno i premi non sono andati al di sotto dei titoli italiani nelle varie categorie. Alla luce anche dei riconoscimenti che vengono assegnati, qual è lo stato di salute dello sport aretino? Ma lo sport aretino, essendo caratteristico, la caratteristica dello sport aretino è la promozione sportiva. Però nell'ambito della promozione sportiva si ottiene risultati e ci sono atleti che navigano a livello nazionale, volevo dire. Quindi c'è effettivamente il fulcro che è la promozione, le società di base che ancora svolgono questo ruolo determinante. Arezzo, credo che anche i dati che abbiamo ci stanno a dimostrare che nonostante una flessione a livello nazionale, noi si sta reggendo nonostante le molteplici difficoltà che ci sono. State reggendo forse anche perché lo sport, soprattutto a livello giovanile, ha anche una valenza sociale. Ma lo sport ha due valenze principali, una quella educativa e una quella sociale. Noi abbiamo una barca di società sportive, Arezzo, e la gente non lo sa, che di fronte a situazioni familiari difficili non esonano il pagamento delle famiglie e delle quote associative. E questo è un segnale forte. Il che vuol dire che nel radicato sociale della nostra comunità c'è ancora questo senso. E questo credo che sia un valore aggiunto dello sport, oltre a tutti gli aspetti educativi, di aggregazione e compagnia bella.